Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Sono stato via una settimana e perdonatemi se per 7 giorni non avete avuto mie notizie, non è uscito nulla. Ero in viaggio di nozze, ero in crociera. Ora, avevo in mente, quando fossi tornato, di fare diverse cose. Stranger Things 4, che ho appena finito, ma poi mi sono reso conto che è solo la prima metà e quindi non ha molto senso parlarne, e alcune cose che però sono molto molto complicate proprio nel montaggio, perché sono video che ho fatto esternamente, ho fatto delle interviste vere e proprie e sono video un po' complessi, quindi facciamo così. Vi faccio questo video molto rapido, più o meno rapido, dove vi racconto questa crociera e lo faccio per un motivo principalmente, cioè non sono una persona avvezza a viaggiare e magari tra di voi ci sono persone come me e raccontando questa esperienza potrei in qualche modo forse aiutare qualcuno, non lo so. Ad ogni modo, piccola premessa, ho sempre odiato viaggiare. Dice, ma non ti piace visitare altri posti? Certo, ma non mi piace viaggiare. Cioè, l'azione meccanica del muovermi dal posto A al posto B mi devasta. Odio guidare, odio andare in treno, sopporto il viaggio in aereo, ma solo quando so che è l'alternativa a un viaggio in auto di 5 ore, per dire, no? Beh, con l'aereo ce ne metti 1,5, ok, in quel caso opto per l'aereo, ma è un male minore, capite? Cioè, perché se dovessi stare in aereo per 6, 8, 10 ore, probabilmente arrivato a un certo punto lo dirotterei, punterei una pistola alla tempia del pilota e gli chiederei di ammarare. Eppure se il volo è breve, alla fine in ogni caso mi rompe i coglioni fare il check-in, attendere in aeroporto, prendere la navetta per il termina. Non parliamo poi degli scali, Gesù Cristo, è una tortura per me. Insomma, il mio corpo subisce uno stress mostruoso ogni volta che affronto un viaggio. E non me ne vogliano i meravigliosi spettatori del nostro tour teatrale, voi eravate la parte bella dell'esperienza, ma girare l'Italia dal nord al sud mi ha letteralmente fatto ammalare. Allora, quando so che devo viaggiare a lungo, sto di malumore da un mese prima. Per farvi capire il livello di stress, se io sto perfettamente bene, evacuo con regolarità, dormo come un ghiro, sono perfettamente lucido, la mattina della partenza di qualsiasi viaggio io ho il cagotto, mal di testa, sono stanco morto perché di notte mi sono svegliato di continuo. Sai, l'odio? L'odio per il viaggio. Per questo, quando abbiamo fissato la data del matrimonio, per me il problema non era sposarmi. Quello è venuto naturale, quello è stato bello, no? Per me la vera rottura di coglioni era il viaggio di nozze. Non poteva essere, che ne so, il cesto di nozze, il calcetto di nozze, il concerto di nozze. No, la tradizione vuole che se ti sposi poi devi spostarti da un punto A ai punti B, C, D e così via. E più è lunga sta tortura, più il viaggio è bello, dicono. Mia moglie lo sa quanto odio viaggiare, lo sa, ma credo che della mia sofferenza lei abbia sempre colto un 15-20%, una cosa così. Per questo mi ha proposto di andare in Giappone in viaggio di nozze. Una cosa come 12-13 ore di volo, tolti i tempi morti in aeroporto, ecco, tolto il viaggio in auto di 6-7 ore per raggiungere l'aeroporto di partenza, ecco. E poi il ritorno, cioè lo stesso, ma al contrario. Quando ho capito che avevo già in mano le carte per il divorzio, perché vi giuro che dal mio punto di vista essere costretto 40 ore di percorrenza era come subire waterboarding con la 220 attaccata alle palle, siamo scesi a compromessi. Il matrimonio, ragazzi, in fondo è anche questo, è compromesso. E il compromesso in questo caso è stato una crociera. In crociera si viaggia, sì, ma non te ne rendi conto. Viaggi anche per giornate intere, ma non in una situazione statica, né claustrofobica, né tantomeno disagevole. Cioè, il viaggio diventa quasi la parte più bella dell'esperienza. E poi c'è il mare. E io adoro il mare. Cioè, sono Velociraptor, questa è la mia mano, eh. E sono Velociraptor, guardate. E non gliene frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo. Ehi!
E c'è il cibo, non dovrei, ma adoro anche quello. E quindi siamo entrati in un'agenzia, visto che era la prima crociera per entrambi, e ci siamo buttati su una tratta mediterranea. La compagnia che abbiamo scelto è MSC. Tutto a casaccio, tutto assolutamente a casaccio. Però ci avevano detto che la nave era bella forte, cioè Sea View si chiama. Ed è un mostro di nave enorme, costato, poi mi sono informato, 800 milioni di euro, capace di ospitare circa 7.000 persone tra ospiti e personale di bordo. Gigantesca. E niente, voglio raccontarvi un po' questa esperienza, anche perché, come vi dicevo, là fuori potrebbe esserci qualche altro amante delle percorrenze come me che sta cercando una soluzione per vedere un po' il mondo senza necessariamente ricordare l'esperienza come se fosse il Vietnam. Cominciamo dalla parte peggiore del viaggio, ovvero Termoli, Napoli, cioè quando da casa nostra siamo arrivati al porto di Napoli, da dove sarebbe salpata la nave. Ovvero 3 ore di auto verso il porto di partenza, con picco di stress critico quando ho dovuto guidare per una ventina di minuti nel traffico napoletano. Non me ne vogliano gli amici di Napoli, ma guidare nella vostra città richiede un livello di concentrazione e una soglia di reazione che i normali esseri umani non possiedono. Ad ogni modo, arriviamo al porto e sotto un sole bastardissimo, un sole di rame, molliamo i bagagli davanti al terminal dove già erano accampati altri turisti. Lascio mia moglie in coda e io vado a consegnare la macchina al parcheggio. Qui l'addetto mi piglia per il culo perché ho la macchina sporca. Ma che cazzo ne sa lui che sono costretto a parcheggiare sotto un pino e quello mi cola la resina dappertutto? Comunque, raggiungo mia moglie, che nel frattempo ha guadagnato ben 12 cm di coda, e ci spariamo una fila di un'oretta e un quarto. La crociera, almeno per il momento, a me pare più una crociata che altro. Il cuore mi impone di essere felice, di abbozzare un sorriso, di concentrarmi sul motivo del viaggio, sul matrimonio, su mia moglie. La mia mente invece ha già avviato tutti i segnali di emergenza. Stress, rottura di cazzo, attese, protocollo d'emergenza, torna a casa a piedi, ma prima fatti una pizza perché sei a Napoli, poi corri a casa, sei ancora in tempo. Però ho seguito il cuore, ho fatto un bel respiro e ho resistito. Finalmente ci imbarchiamo e viviamo la prima prevedibile fase di smarrimento. Come funzionano gli ascensori? Come troviamo la nostra cabina? Perché appena entrati ci hanno fatto una foto? Come mai tutti ci parlano in inglese? Insomma, la prima ora di crociera è stata un po' caotica, ma tutto sommato anche divertente, perché ci sembrava di essere in un videogioco. Tutto era un po' una sfida, no? Comunque, troviamo la cabina e notiamo che è davvero bella. È piccolina, ma è proprio figa. E poi noi abbiamo il balconcino, cioè ogni giorno ti alzi, ti affacci e guardi il mare. Oppure guardi un porto diverso. Guardo il cesso e non c'è il bidet. Farò come minimo 2 docce al giorno, come minimo. Iniziamo a gironzolare per la nave e troviamo il buffet. Buffet pieno di roba da mangiare. Un po' timorosi, così ci approcciamo alle vivande. Prendiamo un paio di hamburger e notiamo che le salse sono dentro delle enormi ciotole e puoi metterle nel piatto con un mestolo. Un mestolo! Maionese col mestolo! Follia! Prima di cena ci becchiamo uno spettacolo in teatro dedicato a Tina Turner e poi andiamo al ristorante e facciamo una bella cena. Partiamo da Napoli verso le 20 e io mi metto a fare foto in giro. Principalmente ho 2 soggetti. Un bellissimo tramonto sul mare e mia moglie, che da quando siamo saliti a bordo ha un'espressione super rilassata, super felice. Faccio qualche foto a lei, qualche foto al tramonto e poi realizzo: cazzo, mettiti qui che ti fotografo insieme al tramonto. Non ero lucidissimo la prima sera. Comunque la giornata finisce così, eravamo stanchi morti e ci siamo ritirati nelle nostre stanze. Cioè la stanza era una alla fine, però si dice stanze. Perché si dice stanze? Comunque giorno 2, Messina, ci svegliamo alle 7:30 e siamo in un altro porto. Figata, ti svegli, altro porto. Facciamo colazione al buffet e ci mettiamo dentro tutto, pure gli spaghetti. Facciamo schifo. Ora, a Messina facciamo un giro non organizzato, muovendoci a piedi. Copriamo qualcosa come 25 km, una cosa così. Vediamo il Duomo, la stanza del tesoro, il campanile. A proposito, ma che vista c'è dal campanile?
Volevamo anche visitare la chiesa di Montalto e il Cristo Re, ma Montalto era in ristrutturazione e il Cristo Re era chiuso al pubblico. Che culo! Ripieghiamo sui souvenir. Souvenir tipici siciliani. Ovviamente prendiamo anche della paccottiglia in una trappola per turisti, giusto per avere delle cosine da riportare a casa ai nostri genitori. A pranzo non torniamo sulla nave, siamo in Sicilia, se permettete voglio mangiare a terra, e troviamo un ristorantino meraviglioso che si chiama I Ruggeri, e ci facciamo un pranzetto che annulla tutto il moto fatto in giornata. Però cazzo che buono! Io ho ordinato l'orata con gorgonzola e mela. Una roba atomica, buonissima. Torniamo sulla nave, ci riposiamo un po' e poi ci spariamo il secondo spettacolo a teatro intitolato Animalia. Quella sera andiamo in un ristorante tematico, cioè fuori pacchetto, cioè un extra, cioè l'ho pagato. Ma era un ristorante teppagnacchi con tanto di live show. C'era il buon Jaimar che ha dato spettacolo per un'oretta mentre ci preparava da mangiare. Era un figo e ci siamo anche fatti una foto con lui e abbiamo pure un fotobomber qua dietro. Paura, eh? Tornati in cabina troviamo un foglietto che ci esorta a chiudere la finestra e tirare le tende per preservare la nostra privacy. Perché? Perché l'indomani ci sarà la pulizia dei balconi e uno sconosciuto sanificherà tutto. E noi ci chiediamo, noi siamo al ponte 12. Come cazzo ci arriva qualcuno sul balcone volando? Giorno 3, Malta. C'è davvero qualcuno sul nostro balcone? Pare l'inizio di un film Home Invasion, ma è solo un filippino indaffarato. Lo saluto e andiamo a fare colazione al Ponte 16 con una bella vista sul porto. Anche qui decidiamo di andare a spasso per i fatti nostri. La valletta è raggiungibile a piedi e c'è pure un mega ascensore che ti porta su. Molto figo questo posto, c'è un sacco di roba da vedere, ma a parte i punti di interesse, è proprio bello andare in giro. L'architettura, gli odori, la gente. Malta mi è piaciuta un casino. E non parlo solo del regime fiscale. Cioè, la punta di diamante è la chiesa di St. John. Per me. È un'opera. Tutta la chiesa è un'opera. È un'opera super complessa. In cui c'è così tanta roba concentrata. Che anche il pavimento è un'opera a sé. E tu la calpesti, non puoi evitarlo. Ci sono pure due Caravaggio in questo posto. Cioè, mica cazzi. Subito dopo entriamo in una trappola per turisti e prendiamo qualche souvenir. E sono già due trappole che scattano. Nel pomeriggio invece ci regaliamo una partitina a bowling sulla nave. Erano anni che non giocavo a bowling. L'ho scoperto il giorno dopo quando la mia spalla ha iniziato a fare un male del cazzo, anche se tenevo su soltanto un bicchiere con un cocktail faceva male. La sera a Malta, a teatro, c'è stato uno spettacolo dedicato al rock. Rock mainstream, ovviamente, non pensate che ne so, Area, Jethro Tull, Spiral Architect. No, la cosa più underground era un pezzo di Bon Jovi, figurate. Però i ragazzi sul palco sono stati bravissimi e poi hanno chiuso con Jump di Van Halen, che su una nave da crociera è un po' come se suonassi death metal, più o meno. Mangiamo nel ristorante del pacchetto e poi moriamo perché eravamo devastati. Giorno 4, navigazione. E questo era il giorno che aspettavo con maggiore entusiasmo perché avrei vissuto l'esperienza del mare aperto per 24 ore. Mi sveglio prestissimo e mi becco un'alba incredibile dal balcone. Noto che il mare è increspato. Non sapevo se fossi o meno incline al mal di mare, ma mia moglie aveva portato le pillole nel caso uno dei due si fosse rivelato un idrante. Il mare comunque si sta facendo più grosso, però non aspettatevi onde oceaniche, mostri marini, il Jolly Roger che esce dalla nebbia. Semplicemente il mare si ingrossa un po' e il cielo si copre. E questo basta per creare uno strano dondolio. Un'ora, due, tre, alla quarta inizi a sentirti un po' strano. Io non ho avuto particolari problemi, ma mia moglie ha un po' accusato il colpo. Le ho suggerito, dall'alto della mia totale ignoranza in materia di nausee marittime, di stendersi sul letto. Perché in quella posizione, ho teorizzato, il leggero dondolio della nave avrebbe fatto un effetto amaca, molto gradevole. E quindi, facendo un tot di pisolini tattici, siamo arrivati fino a sera. Comunque, il rollare della nave non ci ha impedito di mangiare come la merda in un ristorante tematico che si chiamava Butcher's Cut. Incredibile, tutto a base di carne, tutto davvero ottimo. La sera, in teatro, mentre la nave oscillava e noi passeggeri facevamo pure fatica a camminare dritti, le acrobate hanno piazzato un numero di equilibrismo su una sola mano. Una sola mano mentre la nave faceva così. Era un asiatico, ovviamente. Quando vedi una cosa miracolosa che non ha senso, la fa sempre un asiatico. Giorno 5, Barcellona. Il cielo è sereno, fa un caldo porco e la nave è ferma.
grazie al cazzo siamo nel porto, però qui decidiamo per un'escursione guidata, perché il centro città a piedi è bello lontano dal porto. Quindi saliamo su un bus e ci fanno attraversare la città. Facciamo anche una piccola sosta per fare due fotine al panorama, però in generale il giro è quasi sempre su quattro ruote. Ho sofferto? Un po', ma non è durato troppo. Scendiamo all'acquario di Barcellona, in cui si possono vedere un sacco di specie marine interessanti, squali e anche pinguini che per farci rosicare si fanno il bidet. Loro lo sanno che noi sulla nave non possiamo. Rientrati in nave mangiamo un boccone al buffet, o quando dico mangiamo un boccone intendo che ci spariamo in gola 3000 calorie tra salato, dolce, di nuovo salato, poi di nuovo dolce, ok? Proviamo a prendere il sole a bordo piscina, ma sono le 2 e mi suda pure il cuore. Io torno in camera, mentre mia moglie, che è rettiliana ed è un ramarro al 60%, resta lì ad arrostire senza una goccia di sudore. Quando torna in cabina è solo vagamente accaldata. Ci prendiamo un cocktail e aspettiamo lo spettacolo teatrale. ABBA. Spettacolo a tema ABBA, Dancing Queen. Mi piacciono gli ABBA, mi piacciono abbastanza. Mangiamo un boccone, vedi sopra, insomma, solita cosa, e a pancia piena andiamo a provare il cinema interattivo in sala giochi. In pratica sei su ste poltroncine che si muovono e davanti a te è uno schermo enorme. Ha gli occhialini 3D, quindi è quasi una realtà virtuale. Sparo ai mostri così con la pistola e mi rendo conto che tira 1,5 metri a destra. Non è calibrata, ciò nonostante faccio il record della giornata. Capisco che forse sono l'unico videogiocatore a bordo, altrimenti non me lo spiego. Festeggio con un Apple Martini e andiamo a dormire. Giorno 6, Marsiglia. Non vediamo l'ora di visitare Marsiglia, quindi prenotiamo un'escursione libera in Provenza. A Aix-en-Provence, per la precisione. La Provenza è un po' una Toscana francese, bei campi, buon vino, buon formaggio, bella gente. Becchiamo anche il mercato per le vie della città e compriamo un cartoccio di salami. Non avete sentito male, cartoccio di salami. Scopriamo che c'è anche l'atelier di Cézanne e ci incamminiamo. Tutta la strada è in salita e fa un caldo porco. Quando arriviamo ci rendiamo conto di avere sì e no il tempo di tornare al bus. Facciamo un paio di foto all'esterno e scappiamo via. L'atelier di Cézanne sarà per la prossima volta. Un piccione francese però caga in testa a mia moglie. Ci rallenta, ma riusciamo comunque ad arrivare in tempo perché siamo rapidi, abbiamo il piedino veloce. Torniamo in nave e mangiamo al buffet. Facciamo schifo perché abbiamo camminato tantissimo. Intanto, a teatro quella sera danno Bizarre, lo spettacolo più figo, insieme ad Animalia, secondo me. C'è veramente tutto, c'è un ritmo pazzesco, mai una pausa, i ragazzi carichi a pallettoni, acrobati, maghi, performer di ogni tipo, tutti bravissimi. La serata poi prosegue con cocktail fuori pacchetto. Assaggio il Beluga Honey, che è a base di miele, zuccheri, sostanze dolci, dolcificanti, resine e tutto quanto possa alzare il picco glicemico. È buonissimo, costa 14 euro, ma non ripeterò mai l'esperienza perché so di essere ingrassato 2 kg solo bevendo quello. Dal balcone della nostra cabina vedo anche una balena che sbuffa dallo sfiatatoio. Cioè io sono gasato come un bambino e sul balcone di fianco c'è un anziano che invece guarda la scena così come se nulla fosse, come se avesse visto balene migliori, sfiatatoi più potenti, come se avesse visto scorci meglio illuminati. Mi si scommetto che quel tizio passa le giornate giù al casinò, ci scommetto. O se vi state chiedendo perché non abbia riprese o foto della balena, è perché la scena era troppo lontana e non avevo un 600 mm a portata di mano. Peccato. Giorno 7, Genova. Mi alzo presto e vado a fotografare il porto e la città, che dal mare è veramente bellissima. Ero già stato a Genova, ma io ero a Genova e guardavo il mare. Se sei nel mare e guardi Genova è 3 volte più bella. Nel solario, dove vado a fare ste foto, c'è solo una donna, di un colore a metà tra un tizzone di brace e una carota, e sta già prendendo il sole. Ha la pelle composta di raggi UV. Scendiamo dalla nave dopo una assolutamente non moderata colazione e voliamo all'acquario. Questo è il secondo acquario della nostra crociera. L'acquario di Genova a me piace pure più di quello di Barcellona. Non è campanilismo, cioè mi piace veramente di più. I pinguini, per dire, non stanno tutto il tempo col becco tra le palle.
li puoi guardare. C'è pure la vasca tattile, dove prima del Covid gli ospiti potevano molestare le torpedini, farsi dare la scossa così. Adesso però, per via dei gel sanificanti, tu devi far così prima di entrare, questa operazione potrebbe avvelenare l'acqua. Se tutti mettono le mani, avveleni le torpedini. Certo, ste poverette, ste bestie non lo sanno e implorano per essere accarezzate. Cioè, davvero sembrano dei cani. Hanno chiaramente sviluppato la sindrome di Stoccolma, non ci sono altre spiegazioni. Dopo la visitina all'acquario ci vediamo con un paio di amici del posto, mangiamo un panino al pesce e passeggiamo nel porto. Dimentico di spalmarmi la crema solare e compro quindi un cappellino per ripararmi dal sole, il colore è aberrante. Torniamo in nave e ci buttiamo nella solita trafila, cocktail, teatro, cenetta. Stasera c'è lo spettacolo dedicato alla musica italiana, io non apprezzo particolarmente la scaletta, ma i ragazzi come al solito sono bravissimi. Ci spariamo una cena fuori pacchetto al Giappo, che è davvero ragguardevole, e facciamo un giretto sui ponti, così a caso. Più tardi scopriamo un localino che non avevamo mai notato nella nave, perché è appena sopra il casinò, una zona che non abbiamo frequentato troppo, e becchiamo un duo piano voce strepitoso. E poi, subito dopo, un bravissimo one man band con la chitarra. Peccato averli scoperti solo l'ultima sera, rifarei la crociera solo per piazzarmi lì tutti i santi giorni ad ascoltarli. Bravissimi. Giorno 8, Napoli, parte seconda. Mi sveglio prima dell'alba e resto sul balcone a guardare il mare. L'alba è dall'altra parte. Vabbè, ma non fa niente, a me ne frega niente. Io voglio guardare il mare, l'ultimo giorno, guardo il mare. Tant'è che uso un telo, un asciugamano, come coperta. Mi godo l'aria fredda, sto lì a guardare il mare, stavo a congelare, però bello. E quindi sono stato lì finché ho potuto, finché l'ipotermia non è sopraggiunta. Ecco, dopodiché ci alziamo, sistemiamo le ultime cosine. La mattinata è trascorsa un po' in fiacchezza, stavamo per scendere, alle 9 abbiamo dovuto lasciare la cabina, quindi abbiamo ciondolato in giro per la nave per mezza giornata, tra un cocktail analcolico, uno snack al buffet e poi l'ultimo pranzo al ristorante. Insomma, aspettiamo le 2 e ci sbarcano e ci ritroviamo di nuovo col culo a terra. Ritiro la macchina e vai, altre 3 ore di macchina fino a casa. Ora, questa è stata la nostra crociera, ovviamente un super sunto, un super riassuntone. Devo dire che forse ho trovato una tipologia di viaggio che posso fare senza accusare il colpo, insomma, comunque accusarlo relativamente. Non mi è affatto dispiaciuta la crociera e credo che con la dovuta accortezza io ne potrei fare altre. Qual è la dovuta accortezza? La dovuta accortezza è questa. Non sono tanto tipo da crociera, cioè le attività che si fanno sulla nave non sono proprio adatte a me. Mi piace il teatro, mi piacciono i locali in cui c'è musica dal vivo, mi piace il mare, mi piace passeggiare nei vari posti, però diciamo che ci sono tante cose che io non le faccio. Per dire, io sono estremamente sensibile al cloro e se faccio un tuffo in piscina o mi metto una maschera da palombaro oppure passo il resto della giornata a piangere. E vabbè, è una zero palla al centro. Non mi piace prendere il sole perché subisco il caldo tantissimo. Vabbè, mia moglie è al contrario, però io subisco molto il caldo. Non me ne frega un cazzo di fare lezione di yoga, non me ne frega un cazzo di ballare in discoteca, non me ne frega un cazzo di fare lezione di tango, risveglio muscolare, bingo. Tante attività che si fanno sulla nave non mi interessano. Quindi tutti i giorni, dal pranzo fino alle 8 che c'era lo spettacolo, le 8 più o meno che c'era lo spettacolo in teatro, c'erano tutte attività che a me non interessavano. L'errore che ho fatto, grosso errore che ho fatto, è stato quello di non portarmi dietro il portatile. Perché se mi fossi portato dietro il portatile avrei potuto scrivere, avrei potuto montare qualcosa, avrei potuto esercitarmi nella modellazione 3D, avrei potuto fare quelle 4-5 ore che invece mi cacavo il cazzo, avrei potuto riempirle. Quindi se farò un'altra crociera, la prima cosa che metterò in valigia sarà il portatile, sicuramente. Però diciamo che per l'80% è stata un'esperienza molto molto positiva. Alcune cose mi sono rimaste proprio impresse. Ad esempio l'odore dei porti. È molto diverso l'odore dei porti. In tutti i porti italiani in cui sono stato, la tendenza, l'odore, è sempre quello di un po' di pesce marciotto, un po' di olio, un po' di... cioè l'odore del porto non è gradevole. Invece a Malta,
a Marsiglia, anche a Barcellona, cioè i posti che non erano l'Italia avevano dei porti profumatissimi, sembrava di stare in mezzo ai panni stesi. Non so perché, forse è un metodo diverso di sanificazione dell'area, non ho la più pallida idea, ma profumavano. Come siamo tornati a Genova? Ah, ecco il pesce morto, vedi, siamo tornati in Italia. Non lo so. Altra cosa che mi ha stupito, l'assenza di un ponte sulla nave. C'è un ponte fantasma, il ponte 17 non c'è. Si va dal 16 al 18. Il ponte 17 non esiste. Scaramanzia. È vero, c'è anche il casinò a bordo, ma cazzo, la nave, la Sea View, è stata costruita nel 2018. Cioè, veramente una cosa costruita nel 2018 non ha il ponte 17 per una questione di scaramanzia. Merda, per certe cose siamo nel Medioevo, ragazzi. Spaventoso. Poi, un'altra cosa che mi ha colpito è stato il teatro. Allora, non so come sia in altre compagnie, ovviamente. Io ho provato solo questa crociera di MSC, però il teatro aveva un ritmo spaventoso. Gli spettacoli duravano 35 minuti, erano brevi, ma in 35 minuti... Madonna, ragazzi, soprattutto alcuni show avevano un ritmo frenetico, pazzesco. Pazzesco. Cioè, canzoni, acrobati, maghi, a volte canzoni durante le acrobazie, con musica dal vivo durante i numeri di magia. Cioè, un bombardamento. Soprattutto alcuni, erano tutti belli tirati, con un'ottima regia, un'ottima gestione dei tempi, ma sono stato veramente colpito dall'orchestrazione. Era tutto uno stile Broadway accelerato. Porca troia! Cioè, incredibile. Bravissimi tutti, molto bravi, ma la gestione della serata, proprio l'incastro dei vari numeri, totale, signori, bellissimo. E io non sono tipo che va a teatro, eh. Cioè, mi rompo pure i coglioni a vedere gli spettacoli con i ballerini, però orchestrato così, cioè, non puoi annoiarti, non hai un attimo di tregua, bello, potentissimo. Cosa che mi ha stupito poi è stato il cibo e il ristorante nel pacchetto. Sapevo che ci sarebbe stato il buffet e va bene, però questo ristorante incluso, no? Che tu puoi farci colazione, pranzo e cena tutti i giorni, cioè c'hai tre pasti che puoi fare lì al ristorante, è tutto incluso nel pacchetto. Mi aspettavo una cucina, non dico dozzinale, ma normale, cioè buono, ma non incredibile, perché poi ti dovrebbero tecnicamente invogliare a provare i ristoranti tematici che sono a pagamento, no? Quindi magari ceni là una volta, due, poi vuoi qualcosa di più, no? Noi l'abbiamo fatto i ristoranti tematici, ma vi giuro che non ce ne sarebbe stato bisogno. Il ristorante incluso nel nostro pacchetto era eccellente, era buonissimo. Il capocuoco era, anzi, il capo chef era un italiano. Era strepitoso. Non sembrava affatto l'offerta base, capite che vi voglio dire? Chapeau, veramente tanta roba. Ci abbiamo pranzato una volta sola perché il resto del tempo eravamo in giro, no? Però a volerci fare colazione, pranzo, cena tutti i giorni, ma non ci perdevamo veramente niente, era eccezionale, non me l'aspettavo. Un'altra cosa che mi ha colpito, l'attenzione incredibile al non farti fare mai un cazzo. Tu sulla nave per 8 giorni sei un essere inutile, sei un parassita, ecco, tu vivi l'esperienza del parassita perfetto. Non fai un cazzo, non ti viene mai richiesto di collaborare, mai. A parte quando ti dicono, vabbè, sei appena imbarcato, vieni a fare l'esercitazione, vabbè, quella cosa, sì. Però, per dire, bevi, mangi, non c'è una zona di raccolta dove devi lasciare i piatti, il vassoio, no. Bevi, dove metto il bicchiere? Poggia da qualche parte, lo prenderanno. Cioè, è tutto così. Ti siedi a tavola, ti spostano la sedia, ti mettono il tovagliolo sulla gamba, se mentre cieni sposti una forchetta dal suo asse originario, passa il cameriere e te la raddrizza. Veramente sembra che hai l'accompagnamento. È una sensazione stranissima, non sono molto abituato a essere servito e riverito in quel modo. Per carità, ci vado spesso in ristoranti anche buoni, in cui c'è un ottimo servizio, però sai... 24 ore su 24 per 8 giorni, alla fine perdi proprio il contatto con la realtà, cioè roba che quando torni a casa ti mangi un boccone e poi ti rendi conto che devi lavare i piatti o devi sparecchiare, ti sembra una violenza.
io non vedevo l'ora, devo dire la verità, non vedevo l'ora di tornare a casa a cucinare, a fare i cazzi miei, perché l'inattività a quel livello, anche perché non avevo il portatile, mi ha un po' provato, però insomma, ve l'ho detto, se avessi avuto la furbizia di portarmi dietro il portatile avrei percepito la crociera veramente perfetta. Una cosa che mi sento di in qualche modo di consigliare ad MSC, non sono nessuno ed è la mia prima crociera, però questa cosa credo che possa interessare a molte persone. C'erano tante belle escursioni fuori dalla nave, vai a Messina, vai a Malta, vai qui, vai lì, diverse tipologie anche di pacchetti, di esperienze, no? Vuoi andare col pullman, vuoi andare a piedi, vuoi vedere il museo, vuoi vedere quello, cioè c'erano tante proposte. Manca una roba. Dal momento in cui ho messo piede in quella nave enorme, io non ho smesso mai di domandarmi ma come funziona, ma come fanno, ma come si organizza, cioè anche solo l'acqua della doccia da dove viene, è l'acqua del mare depurata o c'è un serbatoio, il cesso come funziona, dove finisce la mia cacca, come fanno a far mangiare così tante persone, dove si riforniscono, come funzionano i motori, quante persone ci sono che puliscono, perché la nave è sempre pulitissima, cioè io avevo un sacco di domande, mi sarebbe piaciuto fare un tour, magari proprio accompagnato dal capitano, e per apprendere proprio tutti questi segreti della nave, perché secondo me apprezzi molto di più tutto quello che stai vivendo se sai quanto lavoro, quanto impegno c'è dietro. Ecco, io mi sarei fatto molto volentieri un tour della nave guidato con qualcuno che spiegasse la situazione, l'enormità della macchina crociera, no? Però io sono un tipo molto, molto curioso, mi interesso più al come sono fatte le cose che alle cose in sé. Ma credo che se facessero questo tipo di pacchetto molte persone lo prenderebbero, perché dopo un po' che stai lì ti viene la curiosità, cioè anche soltanto sapere come ha fatto il tizio ad arrivare al ponte 12 a pulire il nostro balcone senza passare per la porta, poi l'abbiamo scoperto qualche giorno più tardi perché abbiamo visto questo strano marchingegno che passa su dei binari lungo tutta la facciata della nave. Anche le informazioni che vi do, no? Che è costato 800 milioni, che può ospitare 7.000 persone, queste sono cose che mi sono andato a vedere io. Non me le ha dette nessuno mentre ero lì, ma mi sarebbe piaciuto. Quindi, niente ragazzi, questo è stato il viaggetto, queste sono le mie considerazioni, probabilmente è un'esperienza che mi rifarò, pronto, preparato a viverla. E niente, spero che altre persone che come me non amano particolarmente viaggiare possano trovare un minimo di ispirazione in questo video per tentare questa cosa, perché sennò mi rendo conto che insomma risultiamo essere persone veramente noiose, risultiamo essere dei pantofolari, quando non è vero, perché cioè se a me mi togli la rottura di cazzo di viaggiare, io poi ti faccio 70 km a piedi, vado nei posti, visito, faccio foto, cioè non è vero che so, però mi ha sempre bloccato proprio il tragitto l'odio. Nel momento in cui inventeranno il teletrasporto, io vi giuro che oggi sto in Cina, domani sto in Russia, però oddio, sono troppo vicino a Cina e Russia, non do l'idea, diciamo che sono oggi a Roma, domani in Australia, meglio, ok.